Eccoci qui sempre in diretta dal Climate Fest. Oggi siamo con il CSL6, gruppo di Niguarda, Afori, che corriamo tutte le mattine alle 6 del mattino, quindi ci chiamiamo CSL6 proprio perché alle 6 del mattino, quando il Parco Nord è bello libero e beh, c'è l'aria fresca anche d'inverno, quindi tutto l'anno corriamo. Siamo un gruppo di persone che amatori, che ha voglia di correre insieme, di divertirsi, e corriamo alle 6 proprio perché poi alla fine della corsa, di solito dura un'oretta, ognuno prende la propria strada, chi è a lavoro, chi è a casa a curare i bambini, e il nostro spirito, il nostro motto è quello proprio di stare in compagnia e divertirci. Tra l'altro temerari, perché correre alle 6 del mattino d'inverno non è per tutti. Ecco. Allora è impegnativo, ma vi assicuro che è bellissimo. Alla fine della corsa uno è veramente carico e va a lavorare veramente carico. Quindi chi ha voglia, noi siamo circa un 90 persone. Abbiamo un gruppo su WhatsApp, abbiamo anche un sito, se qualcuno vuole venire a correre con noi a divertirsi, con lo spirito proprio di stare in compagnia. Monica è una di quelle ragazze che è venuta a correre con noi da un po' di tempo. Ciao a tutti, io mi sono unita dopo rispetto al gruppo dei fondatori e ho trovato subito un gruppo di amici e un gruppo di persone che corrono ad ogni ritmo, per cui indipendentemente dal fatto che si vada veloce, velocissimo o un ritmo moderato, troverete nel nostro gruppo sicuramente qualcuno che vi fa compagnia. E durante la settimana ci troviamo alle 6, di solito il weekend partiamo un pochino più tardi, verso le 7, poi organizziamo anche delle trasferte, delle corsette come gruppo diciamo nella periferia di Milano, le famose tappasciate, quindi lo spirito è quello di fare una corsa in compagnia, senza diciamo ambizioni competitive, ma proprio per vivere il Parco Nord e viverlo in un momento in cui è abbastanza vuoto. E io sono una pazza maniaca di foto e quindi abbiamo delle foto all'alba del Parco Nord che veramente ci riempiono sempre il cuore, e quindi ci piace questa cosa che stiamo seguendo. E comunque, come diceva Monica, siamo un gruppo di persone amatoriali, ma chi volesse iscriversi alla nostra associazione può iscriversi e può anche essere tesserato alla FIDAL, perché comunque siamo un'associazione tesserata alla FIDAL, quindi c'è anche qualcuno che ha fatto le maratone, abbiamo fatto anche una corsa nel deserto, insomma. Ci difendiamo, sì, diciamo, esatto. Ci difendiamo. Un sacco di eventi, un sacco di attività. Un sacco di eventi, e ricordo tutti che noi organizziamo, quest'anno sarà la nostra quarta edizione, la Run Struck, qua praticamente una corsa che di solito la facciamo in autunno, e quindi insomma un momento per vivere il parco e per viverlo, insomma abbiamo la fortuna, pur essendo a Milano, di essere in una realtà veramente bella, piena di verde, e insomma facciamo un po' di corsa dove tutti quanti possono divertirsi correndo. E poi uno dei nostri motti, ci leghiamo spesso a delle onlus per sponsorizzare anche le buone cause, per cui di solito corriamo la Maratona di Milano in squadra con Comin, che è un'associazione che aiuta le persone in difficoltà, gli anziani, qualcuno che ha bisogno di supporto, e oggi abbiamo fatto questa corsa per e con Emergency, per cui lo scopo è anche sempre quello benefico di raccogliere qualcosa per chi è meno fortunato di noi, e con la corsa e col sorriso riusciamo quasi sempre a fare qualcosa, a regalare di un carino. Sorriso anche agli altri. Tra l'altro mi viene da pensare anche, comunque, corsa la mattina in un parco, un qualcosa di veramente sano e sintomatico all'interno del Climate Fest. Assolutamente, Climate Fest è una bellissima occasione per parlare sia di ambiente, che è un qualche cosa che comunque a tutti noi dobbiamo essere sensibili a questi aspetti, e quindi questa è l'occasione per portare avanti un pochettino tutto quello che serve per migliorare il clima e per migliorare l'ambiente, che purtroppo, ahimè, in questo momento è un problema. Però anche queste piccole cose, anche proprio piccole, aiutano. Se tutti quanti facciamo un piccolo sforzo, allora tutti quanti riusciamo a contribuire per far sì di avere un mondo migliore, un clima migliore e un ambiente più sostenibile. Non c'è claim migliore di questo per concludere questa intervista. Grazie mille, buon proseguimento. Ciao, grazie. Buon Climate Fest. Vi aspettiamo. Ciao. Ciao.